E in questa puntata dedicata alla comunicazione parliamo anche di fake news, di notizie false. Vogliamo presentarvi un libro che è un manuale di primo soccorso per famiglie, ragazzi e giovani, utile per comunicare bene in rete e soprattutto a diventare abili nel distinguere le notizie vere da quelle false. Il libro si intitola Fuori dalle bolle, il suo autore è Michele Cucuzza, giornalista in collegamento Skype con noi. Buon pomeriggio, benvenuto, grazie. Buon pomeriggio, grazie a voi, eccomi qua. Libro edito da Armando Curcio Editore e l'intento è quello di fornire una serie di esempi, ecco, delle bolle che ci circondano e dalle quali conviene uscire al più presto. Perché e in che modo? Beh, le bolle non le ho inventate io, sono gli studiosi di comunicazione, se ne occupano ormai da alcuni anni. Facciamo degli esempi. Se io parliamo di Stati Uniti, così non si offende nessuno in Italia. Se io mi convinco che la vittoria di Biden alle elezioni presidenziali americane recenti è un'elezione truffaldina, insomma, come dicono ancora, Trump è una parte almeno del suo elettorato repubblicano. Se io per i motivi più strani, perché mi sta simpatico Biden, perché mi sta antipatico Biden, mi sta più simpatico Trump, non so perché diavolo di motivo, qualunque motivo, io mi convinco che effettivamente è così. Allora io cosa faccio? Posto dei commenti di questo genere. Mi vado a cercare delle notizie che, come dire, in qualche modo mi confortino nella mia convinzione assolutamente assurda e sbagliata, inesistente, secondo la quale Biden avrebbe usurpato la vittoria elettorale. Bene, dopo un po' che cosa succede? Succede che nei miei domini di internet, i miei link verranno occupati spontaneamente da una serie di notizie che concordano con questa mia convinzione e che mi escludono invece dalle notizie autentiche, accertate, vere, e cioè che Biden ha regolarmente vinto le elezioni, che i grandi elettori erano nella grande maggioranza a suo favore, che anche il voto popolare, che pure in America non conta, comunque anche il voto popolare era nettamente a suo favore, e tutte quindi le iniziative di Biden mi verranno presentate sempre con occhio negativo, così come naturalmente i suoi antagonisti. Ecco, in questo modo io finisco per essere prigioniero appunto di una bolla, diciamo, di filtraggio, come dicono gli esperti di comunicazione, che appunto filtra le notizie di un certo senso, cioè che vanno in quella direzione e mi esclude dalla realtà, dalle notizie autentiche, perché ricordiamoci, la verità esiste. Ed è una sola, non possiamo farci ognuno di noi la propria verità. Questo è un errore gravissimo. Esattamente. Molto interessante, nella seconda parte del libro ci sono dei suggerimenti per una comunicazione efficace nei social, ma anche una comunicazione efficace nei confronti del prossimo in ambito lavorativo. Potremmo dire anche, ecco, frutto di anni e anni di esperienza. Sì, in effetti io non è che voglia fare il professore di niente, ci mancherebbe, io sono soltanto un giornalista che ha una lunga esperienza e quindi ho fatto un po' di riflessioni. Allora, io ritengo necessario comunicare, indispensabile. Smettiamolo con la retorica che usava qualche anno fa, per cui la rete sarebbe, come dire, dominio dei più giovani, i nativi digitali. Questa è tutta roba vecchia. Abbiamo visto purtroppo in questo periodo drammatico diciamo di Covid e anche in cui siamo stati costretti in buona parte in casa, quanto utile sia stata la rete, sia per la didattica a distanza che per il lavoro, con i limiti che conosciamo, però se non ci fosse stata quella sarebbe stata una catastrofe totale. Dunque, la comunicazione è fondamentale. Oggi per essere presenti, diciamo così, nella realtà non basta essere qualificati in qualcosa, bisogna anche saperlo comunicare, saperlo dire. Molti questo non lo sanno fare, a cominciare dal fatto che prima di tutto ci si presenta, si dice il proprio nome, il proprio cognome.
poi si dice che incarico si ha, di che cosa ci si occupa e poi si fa la richiesta che uno eventualmente vuol fare all'interlocutore al quale si rivolge. Mentre invece che cosa succede? Fateci caso, succede che uno per un minuto e mezzo, brruh, 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 non si capisce nemmeno con chi sto parlando. Ecco, Vero. cioè, ma e delle volte devo dire, scusi, ma lei come si chiama? E poi uno bofonchia il nome, fa giugiugu. Scusa, devi articolarlo bene. Lo devi. Poi, questo per dire le sciocchezze, ma parlando poi delle cose più di sostanza, ecco, quando uno deve comunicare una propria convinzione, quindi anche fare un commento, oppure una propria iniziativa, ha fatto un libro, promuove una serata di incontro, un dibattito, vuole promuovere una discussione, qualunque cosa, deve andare subito al punto. Non esiste questa roba per cui uno scrive una spataffiata che io per leggerla ci metto 2 minuti e dopo che ho letto 2 minuti ancora non ho capito che cosa vuole dirmi questa persona? Bisogna avere chiaro in testa il quid, come dicevano gli antichi, l'oggetto, la verità essenziale di cui vogliamo occuparci e dirla subito. È un po' quello che devono fare i giornalisti. I giornalisti, quando raccontano una notizia, devono subito dire di che si tratta, non fanno i preamboli. Adesso usa Esatto. molto fare i preamboli, perché? Perché siccome c'è una concorrenza spietata molto forte proprio della rete, allora i giornalisti che fanno la carta stampata, eccetera, eccetera, si sentono in dovere di riempire almeno un capoverso con delle cose un po' di circostanza prima di arrivare a dire la notizia. Invece la notizia va detta subito e ognuno di noi ha una notizia da dare. Promuovo un convegno, l'argomento è questo, lo terrò questo giorno, in questa data, in questo luogo. Invito queste persone. Ho fatto un libro, il mio libro si intitola L'editore è, l'argomento è. Oppure vorrei discutere con i miei amici, nei miei social, nelle mie cose, non so, sul perché, facciamo un esempio, perché il vaccino AstraZeneca ha suscitato così tanto allarme? Allora io dico subito qual è la mia convinzione. Io sono convinto che l'allarme suscitato da AstraZeneca sia un allarme eccessivo, esagerato. Ritengo AstraZeneca, così come ha detto l'EMA e le strutture superiori, diciamo così, di esperti, lo ritengo un vaccino utile e assolutamente, come dire, con i rischi possibili nella norma di qualunque farmaco. Ecco, io devo essere chiaro, semplice e soprattutto dire subito che cosa voglio dire? Questa è la regola della comunicazione. Un buon comunicatore non dimostra ai propri interlocutori quanto è bravo, quanto è colto, quanto ne sa. No, dice subito che cosa per lui è decisivo, fondamentale, compreso un invito. Ci vediamo in questo posto, a Esatto. quest'ora, questa località. Voi, se ci fate caso, tante volte per capire dove diavolo si svolge anche un webinar, no? Io dico a che indirizzo? E quello mi risponde da me. Ma come da te dove? Mi devi dare l'indirizzo di internet. Quindi, se vuoi fare un webinar con Instagram, mi devi dare il tuo indirizzo, l'account, mi devi dare il tuo indirizzo subito, perché io devo sapere dove devo parlare. Pratico. Esatto, è efficace. Quante volte io, quando faccio le cose con gli amici, dico dove sei? E quello mi risponde a casa. Ma che vuol dire a casa? A casa dove? A Caltanissetta, piuttosto che a Aosta, a Roma, in provincia. No, mi dice a casa. Sono a casa. Come se fosse la propria casa il centro del mondo. Ecco, questi piccoli errori di comunicazione, in realtà, in una situazione come quella di oggi, in cui la comunicazione è velocissima, in cui ce ne sono milioni e milioni e milioni, bisogna essere svegli per saper fare queste piccole, saper adottare questi piccoli ma indispensabili accorgimenti. Approfitto anche per chiederle, come dire, frugando nella cassetta degli attrezzi del mestiere di giornalista, la regola numero uno per stanare le fake news, le notizie false, quale potrebbe essere? Qual è?
Non è certamente facile perché ci cascano in tantissimi e voi sapete perché? Perché siccome la rete, questi strumenti anche dal quale io vi comunico con voi, sono strumenti meravigliosi, intanto tecnologicamente perché sono modernissimi, nuovissimi, piccolissimi e contengono tutto, la partita. La serie che mi piace, il film, il videogioco, mi danno la possibilità di fare i social, mi danno la possibilità di parlare con la vostra televisione, cioè io trovo straordinariamente utile e bello. Allora cosa faccio? Mi affeziono. Quando mi affeziono non mi ricordo di alcune cose che sono fondamentali. Per evitare di cadere nelle fake news, la prima cosa è un po' quello che fanno i giornalisti quando devono verificare una notizia. La prima cosa è capire da dove viene, cioè chi l'ha detta sta cosa qua, qualunque cosa sia. Chi la dice? La dice un'agenzia di stampa, una televisione che io conosco, anche straniera, qualificata, un quotidiano online o cartaceo? La dice un esperto di cui io mi fido e che conosco? Oppure lo dice un signor chissà chi qualunque, che si alza una mattina e mi dice come stanno le cose. Sapete qual è l'ultima fake che circola? Allora, l'ultima fake che circola è che a Firenze, in certi supermercati, sarebbero stati identificati dei positivi al Covid, asintomatici ma positivi, che invece di fare la quarantena se ne stavano tranquillamente a fare la spesa al supermercato. Per cui poi il direttore del supermercato ha dovuto chiudere questa struttura di commerciale e ha trovato che i positivi erano addirittura 20. È una balla. Non è mai Certo. esistita, è una storia priva di senso, inventata da qualcuno. Anche perché poi, se ci fate caso, non so se vi è capitato di leggere, il supermercato cambia. Una volta è la Coop, un'altra volta si chiama non so come, eccetera, eccetera. Quindi attenzione all'origine, quella che noi chiamiamo la fonte di una notizia. Le notizie devono avere delle fonti che sono autorevoli, attendibili, non possono essere raccontate dal primo che passa oppure da persone, da enti, strutture, associazioni, qualunque cosa che io non conosco. Allora io come faccio a essere certo? Andare a fare un confronto. Invece di accontentarmi della prima cosa che leggo e dire ecco, hai visto? Ecco, finalmente ci hanno raccontato la verità che fino ad ora ci tenevano nascosta. No, fermo, calma. Calma con l'emotività, raziocinio. Allora andiamo a vedere se lo dicono altri. Fammi vedere sempre scrollando, non c'è da fare fatica, non bisogna mettersi la tuta per fare ginnastica. Scrollando, vincendo la pigrizia e andando a vedere se sotto c'è qualcun altro che lo dice, una TV che lo dice, un'agenzia di stampa che lo dice. Un altro link autorevole, affidabile, che lo dice. Allora vuol dire che la notizia è vera. Se lo dice una cosa sola e tutti gli vanno dietro, e però nessun'altra fonte me la conferma, io devo dubitare. È curioso che lo dica un giornalista, però è così. Dobbiamo avere lo spirito critico, non bere come oro colato. Tutto ciò che vediamo, ascoltiamo, sentiamo, eccetera, eccetera, in questi strumenti meravigliosi che fanno parte di Internet. Bene, io ricordo il titolo del libro di Michele Cucuzza, Fuori dalle bolle. Ci sono anche, c'è una parte del libro che racchiude conversazioni con personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, che fanno della comunicazione, il caso di dire, il loro pane quotidiano. E poi nella parte conclusiva ci sono anche delle esperienze professionali. Una in particolare, ma non la spoileriamo, mi ha colpito molto quella legata a Sandro Pertini. Ma non la Sì, beh. raccontiamo, è bella! È un'intervista meravigliosa che il presidente più amato degli italiani, che ci guarda da lassù, mi ha concesso nel 1980, quando io ancora lavoravo in una delle cosiddette radio libere, la radio privata, che è Radio Popolare, che ancora esiste ed è una radio adesso autorevolissima ancora. Ebbene, mi ha costretto a fare questa intervista in piazza dandogli del tu.
perché lui diceva che i giovani, allora ero giovane, i giovani lo chiamavano Sandro, gli volevano bene, lui li riceveva al Quirinale e così via. E io, imbarazzatissimo, circondato dalle telecamere della RAI, dall'allora sindaco di Milano, che ora non c'è più, Tognoli, eccetera, eccetera, in un drappello di persone autorevoli che circondavano il Presidente della Repubblica, gli ho dovuto fare questa intervista dandogli detto: ma tu senti cosa pensi di questo, Sandro? Ma secondo te? Ed è un ricordo meraviglioso. Tant'è vero che Immagino. poi abbiamo fatto come radio un manifesto che abbiamo affisso per le strade di Milano, dove c'era questa fotografia dove si vede Pertini che parla con questo ragazzino con la barba e i capelli lunghi, che ha il registratorino in mano, e hanno scritto sotto: Radio Popolare, la radio che dà del tu al Ah, presidente. bellissimo. Allora, grazie Michele Cucuzza per essere stato con noi. Buona comunicazione e perché no, alla prossima occasione. Grazie ancora. Complimenti a voi, grazie e viva la vostra TV. Grazie. Bene, e noi ci fermiamo qualche istante, linea alla regia, breve pausa pubblicitaria. Torneremo subito dopo.